RMO presenta 3 minuti con commenti su notizie, fatti e avvenimenti. Ben ritrovati con un nuovo appuntamento di 3 minuti con da Elisa Fontana. Oggi abbiamo il piacere di presentarvi un'iniziativa che quest'anno giunge alla sua 12ª edizione e il cui filo conduttore è il Giappone. Il tema nipponico infatti è presente nelle conferenze, nelle mostre, installazioni, workshop, concerti e che si svolgeranno durante appunto la manifestazione. Giappone nel chiostro è appunto il nome di questa iniziativa del Museo Diocesano di Brescia e ne parliamo stamattina con Matteo Garuzzi, studente del museo. Ciao Matteo, grazie di essere con noi. Buongiorno, grazie a voi. L'iniziativa Il Giappone nel chiostro, GNC per i blog, nasce nel 2006, sappiamo, a Perugia, per proseguire poi nella nostra Brescia, direi nella splendida location d'eccellenza della sede del Museo Diocesano. Com'è che si è evoluta la manifestazione in questo decennio? Allora, le iniziative si sono moltiplicate, addirittura ci sono personaggi che chiedono a noi di poter partecipare perché sanno di poter contare su un pubblico interessato e certamente numeroso. L'anno scorso si parlava di 6.500 e quest'anno invece i numeri probabilmente saranno addirittura di più perché sono già stati riempiti numerosi registri. Ecco, saranno 3 giorni e lo ricordiamo, dal 31 marzo al 2 aprile. E come dicevi tu giustamente, c'è un forte apprezzamento da parte del pubblico e questo forte apprezzamento a fronte anche di un ingresso gratuito, quindi di un'offerta di un certo livello ma accessibile a chiunque. Ti chiedo, che cosa possiamo trovare rispetto alle edizioni precedenti di diverso o che si aggiunge nell'edizione di quest'anno? Quest'anno abbiamo una madrina d'onore che è Yuni Chikawa, un'attrice molto famosa che ha recitato in vari film italiani con personaggi giapponesi. Inoltre abbiamo altri personaggi importanti come Ivo De Palma, che è un grande doppiatore di vari cartoni italiani, e Pasquale Dauria, specialista di origami, che viene dal sud Italia appunto per questa edizione. Ecco, io appunto so che questa manifestazione si è qualificata negli anni da un punto di vista regionale come la più importante su questo tema e quindi essendo giunta alla 12ª edizione immagino che poi si voglia proseguire anche negli anni successivi e ti chiedo come modus operandi c'è sempre la volontà sia di chiaramente mantenere un ingresso gratuito sia di aggiungere sempre eventi nuovi e chiaramente anche ospiti e testimonial di eccezione come quelli che hai citato. Sì, questo è il filo conduttore che vuole unire il Museo Diocesano, vuole offrire a tutta la popolazione un modo per raggiungere il Giappone senza dover viaggiare per migliaia di chilometri. Invece si può scoprire il Giappone in una maniera anche più interessante perché più culturale già nel nostro centro della città, vicino alla loggia, aprendosi appunto a tutte le persone in maniera gratuita e mantenendo sempre questo alto livello. Ecco Matteo, io prima di salutarti e di lasciarti gli impegni, chiaramente visto che siamo quasi addirittura d'arrivo dell'inizio della manifestazione, ti chiedo per dare la possibilità ai nostri radioascoltatori anche di appuntarsi le date, di segnalarci i siti piuttosto che i blog o le pagine social sulle quali poi riferire alcune informazioni che poi possono incuriosire appunto i radioascoltatori e convincerli ad aggiungersi a questi 6.500 visitatori. Allora, tutto il programma si trova sul sito Facebook del Museo Diocesano, che è Giappone nel Chiostro 2017, poi anche cercando sul sito del Museo Diocesano su internet si può reperire tutte le informazioni per questa iniziativa che appunto è la più importante dell'anno del Museo Diocesano e su tutti i social possibili. Ecco Matteo, io ti ringrazio tantissimo di essere stato con noi e chiaramente vi faccio una grande in bocca al lupo appunto per la 12ª edizione della manifestazione Giappone nel Chiostro. Grazie a voi, aspettiamo numerosi. Ecco, rinnovando appunto l'invito di Matteo ai nostri radioascoltatori, vi ricordo che la manifestazione Giappone nel Chiostro inizierà il 31 di marzo presso la sede del Museo Diocesano di Brescia. Io vi do appuntamento alla prossima intervista. Ciao a tutti.